Mi dica, signorina, cosa c'è da brontolare? Cosa vuol sapere? Il prezzo del golfino, tesoro 60.000, c'è scritto davanti, si tiene tutto davanti del golfino, guarda. Ci sono problemi proprio. No, non è una decorazione il prezzo, però. Sì. Sono prodotti inglesi, sì, gli inglesi detestano gli equivoci, sì. No, sconti impossibile, tesoro, un prodotto in esclusiva. Siamo solo in 35 ad averlo, si immagini. Per carità, lei l'ha visto dove? Sulle bancarelle, mi pare difficile, sa? Quel colore lì, grazie, i colori sono quelli dell'iride, non è che ne ha inventati nessuno, vero? Sì. Quel tipo di lana lì, beh, sa, pecora, vero? Appunto. Sì, quel modello, certo, è un pullover, vero? Non è che si possano inventare cose incredibili. Ma cosa c'era scritto davanti? Non credo 60.000, vero, sulla banca. Ah, 6.000, appunto, non so, quelle fanno a Monza, vero? Ecco, allora lo prende, sì, grazie della preferenza, signorina. Mary, metti in mano questo golfino alla signorina. Mi dica, cara, se abbiamo qualche cosa di deprimente, accidenti, non c'è altro che guardi, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Senta, vuole uno di quei bei berrettoni col jukebox incorporato? Quello le tiene compagnia, se regge, è simpatico, sì. Li abbiamo finiti, ma mi arrivano la settimana prossima, vanno a ruba, sì. No, non è roba inglese né americana, li fa la Fiat, sì. A tempo perso, sì, va bene. Sì, gliene tengo da parte uno, madonna mia. Mi dica, Marchesa, un tascapane per lei? Ho paura che non ne abbiamo più. Mary, abbiamo ancora un tascapane per la Marchesa? Sono finiti. Perché non prende una bella gerla della Val d'Aosta? Le fa lo stesso uso, sa. Anzi, eventualmente può portare anche la nipotina sulle spalle. È simpaticissimo, butta dentro la sua... Lei soffre di artrosi? Ben cosa c'è? Ah, la cervicale, niente. Sarà per un'altra volta, Marchesa, grazie, arrivederla. Contessa, vengo da lei, ma la vedo già da qui di lontano, come le sta con la minigonna, con le sue gambone, una cosa favolosa. Ma non si preoccupi, intanto si riusano in pieno, vero? E poi per una malfatta come lei la sua morte, vero? Sì. Ha scelto anche questa tuta di raso giallo, no, non la prenda, contessa. No, l'ha preso suo marito, sarà mezz'ora. No, non per lui, dunque mi ha detto per una ragazza molto giovane. Non credo che sia la sua figliola perché mi ha detto una ragazza molto bellina, quindi questo taglia la testa al toro. Se... Perché non prendo un bel mantellaccio da contadino, ingoffano, costano poco, lei c'ha quell'aria bersaglieresca, vero? Sì. Sì, scusi un attimo, contessa, Mary, non mi venda quel vestito che l'unico chic che abbiamo lo tengo io. Signore, abbia pazienza, io ho la precedenza, vero? Lei è qui da un quarto d'ora, io da 4 anni, non so se mi spiego, vero? Ecco, appunto. Vabbè, me lo faccia portare un paio di volte, poi glielo vendo con lo sconto sudore. Pronto? Architetto, è lei? Quando viene a rifarmi questa bottega? Senta, con quella aperta stamattina siamo in 20 soltanto in questa strada con la boutique tutta d'acciaio e la moquette nera, vero? Non è voglio un rococò, guardi, una cosa incredibile, sì. Grazie, sì. Signora, giù le mani da quelle mutande che sono le mie, per favore. Oh, madonna, avevo caldo, le ho levate un attimo, vero? Ma è possibile che vi piaccia solo la mia roba? Insomma, fuori tutte, altrimenti domani non apro qui, eh? E semmai solo di pomeriggio.